Buonasera e benvenuti al TG 2000. Andiamo subito in Austria, dove c'è sconcerto e commozione per il macabro ritrovamento ieri di 71 migranti siriani, i cui corpi, lo ricordiamo, erano ammassati in un furgone lungo l'autostrada che dal confine con l'Ungheria porta verso Vienna. Oggi la polizia ha fermato l'autista del camion, ma per tutti gli aggiornamenti vediamo insieme il servizio di Massimiliano Cochi. Il camion dell'orrore è parcheggiato qui, davanti a una sala frigorifera che è diventato un obitorio improvvisato nella città di Nigelsdorf. I corpi dei 71 profughi che sono stati trovati all'interno del camion frigorifero, ammassati uno sull'altro come fossero carne da macello, sono stati trasferiti questa mattina nell'istituto di medicina legale. Le autopsie dovranno dire quando e come sono morte quelle 71 persone, tra cui 8 donne e 4 bambini. Uno aveva appena 2 anni. Il cassone del camion aveva condotti per la refrigerazione, ma non per l'aria. I profughi sarebbero morti asfissiati uno dopo l'altro e il camion sarebbe rimasto fermo lungo l'autostrada, dove è stato ritrovato almeno 24 ore. Addosso a uno dei profughi è stato trovato un passaporto siriano, forse è da lì che venivano tutti, attraverso quella rotta balcanica che solo negli ultimi mesi ha portato in Europa 140.000 persone. L'Austria è sotto shock, ma la reazione è netta. Questa tragedia ci colpisce tutti, servono subito dei centri di accoglienza sui confini dell'Unione per garantire sicurezza e protezione ai profughi, ha detto il ministro dell'Interno Johanna Milk-Leitner, davanti all'ennesima strage che questa volta però si è consumata nel cuore dell'Europa. Dall'Ungheria la portavoce della polizia annuncia che sono state fermate 4 persone, 3 bulgari e un afghano. Secondo il responsabile delle indagini, alla guida del camion ci sarebbe stato un bulgaro di origini libanesi e quel camion negli ultimi mesi avrebbe percorso più volte l'autostrada A4 che dal confine con l'Ungheria arriva a Vienna. Non è escluso che trasportasse altri carichi umani. I camion sono diventati infatti come i barconi nel Mediterraneo. Questa mattina un tir si è ribaltato lungo l'autostrada M5 che taglia da nord a sud l'Ungheria. Nascosti a bordo c'erano 18 migranti siriani, 10 di loro sono rimasti feriti, mentre nel pomeriggio, in un'area di sosta nel sud dell'Inghilterra, ancora all'interno del cassone di un camion, la polizia ha trovato 27 profughi. Sono stati arrestati per ingresso illegale nel paese ed è stato arrestato anche l'autista. Il camion ha una targa italiana. Questo per quanto è successo lungo la via di terra che usano i profughi per raggiungere l'Europa, ma c'è un'altra via, quella del mare, che noi purtroppo ben conosciamo, è la via del canale di Sicilia, nel quale ieri sono morte 1 chilometro dalle coste della Libia 200 persone, 40 intrappolate nella stiva di un barcone, le altre annegate, appunto a poche centinaia di metri dalle coste, centinaia di uomini, donne e tanti bambini salvati anche dai mezzi di soccorso, una vera emergenza quella che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo. Ma che per capirne meglio cosa sta accadendo e per tutti gli aggiornamenti vediamo insieme il servizio di Barbara Masulli. Il tentativo disperato di salvare una vita, mentre invece a pochi centimetri di distanza per decine e decine di uomini non c'era già più niente da fare. L'ennesima tragedia del Mediterraneo si è consumata 30 miglia a nord dalle coste libiche davanti a Zuara. 2 barconi sono naufragati, a bordo uomini, donne e bambini del Pakistan, della Siria, del Marocco, Bangladesh e Africa subsahariana. 200 di loro sono stati portati in salvo e condotti in un campo di detenzione per clandestini a Sabrata, sempre in Libia, mentre per almeno altri 200 il viaggio si è concluso in acqua. I soccorritori hanno trovato 40 cadaveri dentro la stiva di una delle 2 imbarcazioni che si è arenata su una spiaggia. Altri 160 galleggiavano in mare. Almeno la metà di queste salme sono state lasciate lì. Il battello non poteva continuare le operazioni di salvataggio perché non c'era abbastanza luce. Questi bambini hanno toccato terra. Ayman Talal è un rifugiato siriano. Racconta che loro sono costretti a scappare e a percorrere il tragitto della morte. Il Mediterraneo, dice, è diventato una tomba. Le condizioni delle barche sono fatiscenti e le persone sono morte dentro. Da Zuara ogni giorno salpano barconi, stracolmi di persone. E proprio a Zuara i cittadini hanno organizzato una manifestazione spontanea contro l'immigrazione clandestina e contro gli scafisti. Ecco gli scatti della protesta pacifica. In questi cartelloni trafficanti di esseri umani sono definiti vampiri. Gli stessi cartelloni mostrano immagini di cadaveri riversati in spiaggia. È solo l'ultimo grido di aiuto di una popolazione ormai allo stremo. Intanto a Palermo sono sbarcati 451 immigrati, fra cui 67 bambini, che si trovavano sul barcone dove sono morte asfissiate altre 52 persone. I racconti dei superstiti sono raccapriccianti. In 200 erano stipati dentro una stiva lunga 4 metri e alta 1,5 metri. Chi cercava di uscire veniva picchiato e accoltellato. Qualcuno, pagando, poteva prendere una boccata di ossigeno per pochi minuti. Arrestati 10 presunti scafisti.
Perché ancora tutto questo? Perché ancora ci deve essere tanta sofferenza e tanta morte? Tante persone che arrivano in Italia sperando di una vita migliore, invece il mare si trasforma in luogo di morte. Le immagini di questi giorni ci raccontano, ci mostrano i volti di tanti uomini, donne, bambini che cercano con ogni mezzo e a costo della propria vita di costruirsi un futuro migliore. Ci raccontano le loro storie e tra queste, e ve la raccontiamo, ci sono anche una nonna su una sedia a rotelle e il nipote, un ragazzo afghano di 18 anni che sono partiti dalla loro casa per raggiungere l'Europa. Vediamo. Un viaggio lungo, lunghissimo, estenuante, che alterna tratti di mare a quelli di terra, tra mille ostacoli. E come se non fosse abbastanza faticoso, c'è chi è costretto ad affrontarlo con delle difficoltà ulteriori. Migliaia di bambini portati in braccio e una schiena messa alla prova ogni giorno di più. Ma quello di un figlio in tenera età è il peso meno gravoso. C'è addirittura chi un esodo così impegnativo lo affronta pur non essendo in grado di camminare. Perché quando una famiglia si mette in viaggio, di certo non lascia a casa chi è disabile. È la sedia a rotelle di mia nonna, racconta questo 18enne all'inviato della BBC in Ungheria. Conferma di averla spinta per migliaia di chilometri. Afghanistan, Turchia. Dall'Afghanistan, passando per la Turchia, racconta, mentre aggiunge: è così caldo, intendendo probabilmente così faticoso. La nonna resta sullo sfondo, col suo sguardo stanco ma non rassegnato. La sua non è certo una storia isolata. Di sedie a rotelle se ne vedono un po' dappertutto, negli accampamenti dove passano la notte, ma anche lungo i percorsi più battuti, sui traghetti messi a disposizione dal governo greco, sui treni serbi e macedoni, lungo i binari che portano in Ungheria. Percorsi spesso pieni di ostacoli, fossati da saltare, recinzioni da superare in ogni modo. E come si fa in questi casi se si spinge una sedia a rotelle? La tolgo da lì e la porto in braccio, spiega nella sua spontaneità il giovane afghano col sogno dell'Europa. Un dramma dunque quello dei profughi che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni che stanno devastando il Medio Oriente e il Nord Africa, che non smette di interrogarci. Quali sono, in che modo si può porre un argine a tutto questo? Ce lo siamo chiesti nel servizio di Antonio Soviero. I 200 finiti oggi nel cimitero liquido, quale è diventato il Mediterraneo, si aggiungono ai migranti morti ieri, nei giorni, settimane, mesi e anni scorsi. Una strage infinita alla quale è possibile rimediare, diverse le proposte in campo. Via libera entro l'anno agli hotspot, i centri di prima accoglienza per i profughi in Italia e Grecia. Questa è la richiesta di Berlino alla summit di ieri di Vienna, dopo la tragedia dei 71 morti in un tir in terra austriaca. Quello di Catania è già realizzato, mentre l'hotspot al Pireo è in corso di completamento. Qui i migranti saranno subito identificati, come chiede l'asse franco-tedesco, e divisi tra chi fugge da guerre e violenze varie e quindi ha diritto all'asilo politico e chi è in cerca di lavoro. Questi ultimi saranno rispediti a casa. Come? Accompagnati? Difficile, troppo alti i costi. Da soli l'esperienza insegna che non lo fanno. La posizione dell'ONU si conosce da tempo, la stessa di organizzazioni umanitarie come Caritas. Aprire corridoi umanitari, ma in pratica che significa? L'ONU o l'Europa o tutti e due organizzano i trasferimenti dei migranti eliminando così le rotte clandestine? Occorre in questo caso unità politica che al momento manca. C'è chi propone di affondare i barconi. In questo caso come si fa a distinguere tra quelli dei trafficanti e dei pescatori locali? Distruggendo i secondi non si rischia l'aumento del numero dei profughi? Infine anche il muro eretto dall'Ungheria, presidiato da settembre da poliziotti, ferma i migranti o come più probabile li fa dirigere in un altro stato? Risolvere l'emergenza immigrazione quindi non è facile. Troppi paesi dai quali provengono, diversi i motivi per cui partono, tante le rotte della morte. Una cosa è certa e a Vienna sembra l'abbiano finalmente capito. Speriamo. È un'emergenza che riguarda tutta l'Europa e tutta l'Europa deve farsene carico, altrimenti continueremo a contare le vittime e a tenere minuti di silenzio che non salvano vite. Adesso parliamo di economia, perché bollette, affitti, mutui, quelle che insomma sono per le famiglie e nei bilanci delle famiglie le spese obbligate, pensate che negli ultimi 20 anni sono passate, aumentate dal 36% al 42%. Ci spiega il perché Giuseppe Caporaso. Quasi la metà delle spese sostenute dalla famiglia se ne va per la casa, le bollette, i trasporti, la sanità, le assicurazioni, cioè tutte quelle spese considerate obbligate che solo 20 anni fa non raggiungevano il 37% della spesa totale ed ora arrivano al 42%.
I soldi da tirar fuori per la casa, dall'affitto al mutuo alle spese di manutenzione, sottolinea l'indagine dell'ufficio studi di Confcommercio, hanno subito un incremento record del 110%, tanto che la spesa pro capite per l'abitazione di ogni italiano è passata da 1.900 euro ad oltre 4.000 euro. Altro capitolo con i costi in forte crescita per i cittadini è quello dei servizi, in particolare per l'acqua e lo smaltimento rifiuti gestiti a livello locale. Ed allora sono cambiate le decisioni dei nuclei familiari, che sono state costrette a ridurre la spesa verso beni un tempo prioritari come alimentari, abbigliamento e mobili. La casa indubbiamente ha avuto, ora vediamo che cosa succede visto le dichiarazioni del governo ultime su IMU, DASI eccetera eccetera, però è chiaro che c'è stata una forte tassazione indiretta, non quella IRPEF principale, e c'è stata a scapito di tutta una serie di redditi che chiaramente hanno sofferto questa imposizione. Ma c'è anche un'imposizione che riguarda anche il modo delle bollette. Le bollette hanno degli oneri che non sono oneri che dovrebbero essere riportati in bolletta, e poi se dentro ci mettiamo pure le assicurazioni, quindi l'RC auto, la cosa molto preoccupante è la questione della sanità. Se devo fare una mammografia e devo aspettare mesi, e sono convinto che in qualche modo questo può inficiare la mia salute, vado al privato. Quindi le spese private si sono gonfiate, le spese sanitarie si sono gonfiate proprio per questo motivo, perché il sistema sanitario non riesce più a coprire, soprattutto in alcune regioni, non riesce più a coprire le esigenze dei consumatori. Adesso parliamo del prossimo Giubileo della Misericordia. Il governo ha stanziato 80 miliardi di euro, sulla cui spesa vigilerà il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Lo ha sentito per noi Massimiliano Niccoli. All'indomani del Consiglio dei Ministri, che ha individuato nel prefetto Franco Gabrielli il supervisore per la capitale, gli occhi sono ovviamente puntati sui lavori per il Giubileo. Sono 131 gli interventi individuati per uno stanziamento che entro la prossima settimana dovrebbe arrivare a 80 miliardi di euro, cifra che potrebbe alla fine variare al rialzo. I soldi arriveranno a pezzi con un programma che inizierà a breve. Sotto la stretta sorveglianza, sul modello Expo dell'autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, al via i primi 28 bandi che andranno in gazzetta ufficiale entro il 10 settembre. Io le anticipo sin da questo momento che mia intenzione è utilizzare il personale della Guardia di Finanza, che è coordinato da un colonnello della Guardia di Finanza medesimo, che già sta operando su Expo anche per gli appalti del Giubileo. Rapide le procedure. Il governo, infatti, confidando nel lavoro di Cantone, ha concesso alla capitale un pacchetto articolato di deroghe che consentiranno l'abbattimento dei tempi per le gare, per la presentazione dei ricorsi e per l'autorizzazione degli espropri. Non ci sono deroghe specifiche in tema di codice degli appalti, sono derogate semplicemente le norme sui tempi che devono essere rispettati, cioè il codice degli appalti prevede che per una serie di attività devono essere rispettati certi tempi. Nel caso di specie i tempi sono dimezzati. Io non credo che questo rappresenti alcun problema in tema di garanzia, diciamo, di legittimità e di trasparenza delle gare. Lavoro importante ma necessario, dice Monsignor Rino Fisichella, incaricato dal Papa dell'organizzazione dell'evento, che peraltro ricade in un clima, quello romano, avvelenato da mafia capitale, un clima che però non spaventa il presidente Cantone. Certo, la macchina comunale romana è una macchina comunale complicata, ma noi avevamo già avviato un protocollo per quanto riguarda i controlli sulle attività del Comune di Roma, quindi questo in qualche modo ci potrà agevolare. Io sono sostanzialmente ottimista, anche se so che ci aspetta, diciamo, un grande lavoro e comunque una sfida molto importante, ma sono ottimista. L'ho ucciso con il bastone con cui mi picchiava, così Vincenzina Ingrassia ha confessato l'omicidio del marito. Siamo a Catania, nella frazione di Biancavilla, dove l'altro giorno è stato ucciso un uomo di 67 anni, Alfio Longo. Prima si era pensato a una rapina in villa finita male, poi è venuta a galla la drammatica verità. Per 40 anni la vittima ha maltrattato la moglie picchiandola e umiliandola, quindi alla fine lei non ce l'ha più fatta, e la notte fra il 26 e il 27 agosto lei l'ha ucciso nel sonno usando lo stesso ciocco di legno con il quale l'uomo l'aveva percossa, quindi ha inscenato una rapina. Nella casa i militari, i carabinieri hanno trovato anche armi e droga.
Torniamo adesso a parlare della piaga del caporalato. In Campania i carabinieri hanno denunciato diverse persone e multato numerose aziende per l'impiego di manodopera in nero per la raccolta stagionale. Ma non c'è soltanto il meridione, in Piemonte, nei comuni di Asti e Saluzzo. Guardate un po' che cosa abbiamo trovato. Più o meno la zona dove è stata trovata, presumo che sia qui tra le serre. Sulla fine di Johan Puskasu è ora in corso un'inchiesta della Procura di Asti che dovrà accertare se il romeno di 46 anni, bracciante nelle campagne di Carmagnola, una trentina di chilometri da Torino, sia morto per il caldo e le pessime condizioni di lavoro. Johan è diventato un simbolo, l'ultimo, che dimostra come il lavoro nero in agricoltura non sia solo un fenomeno del sud, ma sia piuttosto esteso anche nelle campagne piemontesi, sia che si tratti della vendemmia, della raccolta delle pesche, delle mele o dei kiwi o dei peperoni. Non c'è, diciamo, l'idea del caporale che si trova nella piazza e recluta le persone. C'è un'idea ancora più in grande di un caporale che va nell'est Europa, riempie i pullman e poi scarica i pullman nei nostri territori. C'è del lavoro regolare, ma c'è anche comunque qualche lavoro che noi chiamiamo, definiamo di grigio, di sfumatura di grigio, dove praticamente la regolarità non è completa. In un anno di indagini la Guardia di Finanza di Canelli, in provincia di Asti, ha scoperto 106 lavoratori in nero e oltre 1 milione di euro di irregolarità contributive nella filiera del vino. Alla base del fenomeno ci sono le cosiddette cooperative senza terra, gestite per lo più da stranieri. Si mettono sul mercato del lavoro dando, per esempio, lavoratori a 8 euro l'ora, dove al lavoratore gli arrivano 4 euro e gli altri 4 euro sono in tasca cooperativa. Nelle campagne piemontesi lavorano soprattutto persone dei paesi dell'est e ultimamente anche cinesi, o nordafricani come a Saluzzo, nel Cuneese, dove la Caritas ha approntato un campo solidale con 40 tende offerte dalle diocesi della regione e dalla comunità Cenacolo, ospita circa 400 uomini. Fino a 2 anni fa qui in quest'area dove adesso sorge la tendopoli si era creata una baraccopoli ignobile dove mancava acqua, dove non c'erano servizi, dove i topi dilagavano. Abbiamo messo a disposizione dei migranti i bagni, le docce, la possibilità di cucinare su fornelli a gas. Salvatore Girone, il Marocco, è trattenuto in India, è stato ricoverato in un ospedale della capitale indiana New Delhi dopo aver contratto la febbre dengue. Al momento le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e la malattia sta seguendo il normale decorso, ha affermato in una nota il Ministero della Difesa. La situazione è sotto controllo, ma in via del tutto precauzionale 2 medici italiani sono partiti per l'India. È morto la notte scorsa in Vaticano l'ex nunzio a Santo Domingo, Josef Wesolowski, sotto processo in Vaticano per abusi nei confronti dei minori. È stata disposta l'autopsia per accertare la causa del decesso. L'ex vescovo era già stato ricoverato d'urgenza nel giugno scorso. Francesco Durante. È andato via di scena all'improvviso, prima che la giustizia potesse mettere il verdetto sul suo operato. L'ex arcivescovo polacco Josef Wesolowski, già nunzio apostolico nella Repubblica Dominicana, è stato trovato morto questa mattina intorno alle 5 davanti al televisore acceso nella residenza del Collegio dei Penitenzieri, presso cui l'ex presule abitava in attesa del processo per pedofilia e possesso di materiale pedopornografico, il primo che si sarebbe celebrato in Vaticano per un ex vescovo con queste imputazioni. Il dibattimento a suo carico, fissato per l'11 luglio scorso, era stato però subito rinviato a data da destinarsi a causa di un malore che aveva colto l'imputato il giorno precedente e per il quale era stato ricoverato in ospedale con diagnosi di assunzione di alcol e farmaci. Secondo i clinici, tuttavia, non si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. Wesolowski era quindi rientrato il 17 luglio nella sua abitazione, situata nello stesso palazzo del tribunale. Arrestato ai domiciliari nel settembre scorso dalle autorità vaticane presso il Collegio dei Penitenzieri, con successiva revoca della misura cautelare per motivi di salute, all'ex nunzio era stato comunque imposto il divieto di allontanarsi dalla città del Vaticano in attesa del giudizio. Ridotto allo stato laicale con sentenza canonica in primo grado emessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Wesolowski era stato poi rinviato a giudizio penale con decreto del Tribunale Vaticano. Proprio Papa Francesco aveva voluto espressamente che la vicenda fosse affrontata, come riferito dal portavoce vaticano Padre Lombardi, senza ritardi e con il giusto e necessario rigore. Oggi, alla scoperta del decesso, informa una nota della sala stampa della Santa Sede, è subito intervenuta l'autorità vaticana per i primi accertamenti, secondo i quali la morte è dovuta a cause naturali.
I risultati dell'autopsia, ordinata dal promotore di giustizia Vaticano ed effettuata oggi stesso, saranno comunicati appena possibile. Sta calando dunque il sipario su questa dolorosa vicenda, sulla figura di un successore degli apostoli, allontanatosi da Dio in un periodo della sua vita segnato dall'amarezza della colpa, tra il buio del tormento e il peso dello scandalo, nell'abisso della vergogna e nel vuoto della solitudine, in attesa di riconciliarsi con la divina misericordia. La notizia era comparsa su alcuni organi di informazione. Papa Francesco avrebbe benedetto l'opera di Francesca Pardi, fondatrice con la compagna Maria Silvia Fiengo della casa editrice per bambini Lo Stampatello, nonché autrici di libri che raccontano le famiglie omosessuali ai bambini. Le stesse pubblicazioni che tempo fa il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha deciso di bandire dalle scuole. In mattinata la precisazione della sala stampa vaticana. Rispondendo ai giornalisti, padre Ciro Benedettini ha precisato che la segreteria di Stato ha risposto in forma privata alla lettera inviata dalla Pardi e che quindi non era destinata alla pubblicazione come purtroppo è avvenuto. Ma soprattutto, ha sottolineato padre Benedettini, in nessun modo la lettera della segreteria di Stato intende avallare comportamenti e insegnamenti non consoni al Vangelo. La benedizione del Papa nella chiusa della lettera, si legge in un comunicato, è alla persona e non a eventuali insegnamenti non in linea con la dottrina della Chiesa sulla teoria del gender, che non è minimamente cambiata, come più volte ha ribadito anche recentemente il Santo Padre. Stanno per tornare a casa i due piccoli pazienti salvati all'ospedale Bambino Gesù di Roma da un trapianto di fegato da unico donatore. Prelievo e doppio trapianto eseguiti in simultanea, un impegno importante per l'ospedale della Santa Sede, come ci racconta Lucia Ascione. Due pazienti terminali, una bimba di un anno con una atresia delle vie biliari e un ragazzo di 16 con il fegato devastato da un disordine del metabolismo. Per entrambi l'unica speranza di sopravvivenza è legata a un trapianto. Tutti e due sono ricoverati nello stesso ospedale, distano poche stanze l'una dall'altro. La prassi vuole che a ricevere per primo l'organo è il malato con il punteggio più alto, chi ha nessuna possibilità di farcela altrimenti. Il fegato arriva, è compatibile con tutti e due. All'ospedale Bambino Gesù c'è solo una strada da percorrere, quella di operarli assieme. Chiaramente tanti pazienti sono a un punto di differenza. Quando sono dentro vari centri, il fegato va a un centro e non c'è tanta difficoltà scelta. Qui avevamo due bambini che erano in condizione avanzata, almeno terminale, e avendo un fegato che arriva per uno dava una scelta, rendeva la scelta ancora più difficile. Sì. L'impegno imprevisto è enorme anche per un ospedale come il Bambino Gesù. Due trapianti dallo stesso fegato voleva dire, perché lo dobbiamo fare quasi in parallela, mettere in azione due equipe di anestesisti, di chirurghi, due equipe di tutto, di infermiera. È stato veramente un sforzo importante per tutte le equipe che lavorano per il trapianto e per l'ospedale. Devo ringraziare l'ospedale, questo è chiaro che possiamo dire grazie a tutti. I due piccoli pazienti stanno per lasciare l'ospedale. La vita per loro è appena iniziata. Io faccio il lavoro per dare una vita normale, quello è una cosa importante, è dare un fegato di buona qualità, provare di avere il meno di complicanze possibile e ridare una chance. Le famiglie, i genitori parlano abitualmente della prima data di nascita e la seconda data di nascita, che è la data del trapianto, perché è come si rinasce a una possibilità di vita che aveva come perduto. E adesso andiamo all'Aquila perché oggi è il giorno della festa della perdonanza, la festa istituita da Papa Celestino V, un appuntamento che culmina con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio e che in qualche modo anticipa il prossimo Giubileo della Misericordia. Il servizio di Pierluigi Vito. Perdonanza. Un arcaismo inventato dal poeta Gabriele D'Annunzio per indicare una festa che ha assunto il carattere della profezia, anticipando l'indizione del primo giubileo della Chiesa Universale. Siamo all'Aquila e qui la storia comincia, oltre 7 secoli fa, ovvero il 29 agosto del 1294, quando l'eremita Pietro da Morrone viene incoronato pontefice nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio, assumendo il nome di Celestino V. Monaco eremita, uomo di grande fede, accompagnato da una fama di santità, venne scelto dal Sacro Collegio dopo un conclave di 27 mesi.
Ultraottantenne, accettò l'elezione pur se attonito ed esitante. In ossequio all'entrata di Cristo a Gerusalemme, volle anch'egli entrare all'Aquila a cavallo di un asino, le cui briglie erano tenute da re Carlo d'Angion. Il suo papato durò soli 4 mesi, poi la sua grande umiltà lo portò ad abbandonare il soglio petrino. E col senno di poi creano grande suggestione le immagini dell'omaggio che portò al Papa del Gran Rifiuto, colui che dopo secoli seguirà la sua scelta, Benedetto XVI, allora in visita nella città squassata dal terremoto. Eppure Celestino fece in tempo a emanare un documento, noto come Bolla del Perdono, con cui concedeva un'indulgenza plenaria a tutta l'umanità, con solo 2 condizioni. L'ingresso nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio tra la sera del 28 e quella del 29 agosto, anniversario della sua investitura di ogni anno, e l'essere veramente pentiti e confessati. La tradizione si è perpetuata nei secoli, ma solo dagli anni 80 del secolo scorso è stato riscoperto il suo valore culturale. Vedasi il fastoso corteo storico che porta in processione per la città la bolla celestiniana. Ma su tutto conta il rinnovarsi dello spirito di una celebrazione che il santo eremita volle per ricordare agli uomini quanto tutti siamo bisognosi di pace e riconciliazione. È tutto, il nostro giornale termina qui, l'appuntamento con l'informazione per domani a mezzogiorno. Io vi ringrazio di essere stati con noi, a voi tutti una buona serata.